Allora, adesso rimaniamo, diciamo, in tema di ogni santi, perché facciamo il pane dei santi. Un pane con i santi. È un pane senese, vero? Bravissimo, un pane senese, un pane toscano di tradizione che si fa proprio in questi giorni e lo facciamo, un pane molto ricco, come vedi, no? Pane, chiamarlo pane, forse anche non riduttivo, ma è molto più di un pane. Perché sì, poi perché non è un companatico, questo basta da sé. Sì, basta da sé, e il pan coi santi sta a Siena come il panettone sta a Milano, no? Certo. Cioè, è proprio una cosa importante. Lo facciamo infatti con, naturalmente partiamo dalla farina tipo zero, che deve essere quella giusta. Serve una farina che abbia una buona quantità di proteine. Forte. Sì, bravissima, forte, quella che chiamiamo forte, perché andiamo a mettere tanti ingredienti. Lievito di birra, 15 grammi, anche qui è una bella quantità rispetto ai pani tradizionali, ma è una quantità più alta proprio perché rientriamo in quella fascia dei dolci dove appunto viene messo anche lo zucchero. Acqua e vin santo, avanziamo un po' d'acqua e mettiamo tutto il vin santo. A me piace tantissimo, mi piacciono tantissimo i pani con i vini, i liquori, perché poi il vin santo è un po' un vino liquoroso, esatto, quindi è perfetto per che il... lascia naturalmente, come ha detto poco fa Persegani, l'alcol naturalmente va via, non rimane nel pane, ma lascia davvero dei sapori, che rimane tutto il buono appunto del vino. Lo zucchero, sono 60 grammi di zucchero, quindi ricordiamoci sempre di non metterlo proprio nello stesso momento del lievito, dell'inserimento del lievito. Andiamo ad impastare e poi continuiamo con l'acqua. Qui dobbiamo impastare per una bella, un bel quarto d'ora. Si può fare anche con la planetaria questo pane. Si può fare con la planetaria questo passaggio che sto facendo io. Lo facciamo in prima velocità, piano piano. E poi dopo, verso la fine, andiamo ad accelerare la velocità. Ma facciamo molta attenzione con la planetaria a non surriscaldare troppo l'impasto. Poi mettiamo il sale e il pepe, anche qui ci sono diverse spezie, io in questo caso metto il pepe, poi sai che borgata che vai, ricetta che trovi, certo, no? Poi questo è il pane, diciamo, dei santi di casa, eh? Esatto. Cioè, che potete fare anche voi nel forno di casa. Sì, sì, e naturalmente se andiamo in zona appunto di Siena, è un pane che adesso si trova in tutti i panifici, certo, no? Almeno nella maggioranza dei panifici. Inizio ad andare con le mani e poi alla fine mettiamo l'olio, olio extravergine di oliva, che in passato veniva anche sostituito con lo strutto, con altre, esatto, tipologie di grassi, ma in questo caso lo facciamo con un bell'olio toscano. Quindi ricordiamoci di mettere l'olio quando il nostro impasto ha raggiunto una bella consistenza e andiamo a metterglielo insieme. E alla fine, quindi adesso impasto, ci vediamo dopo, ma alla fine metteremo poi noce e uvetta, che poi sono i santi, no? Esatto. Quelli che vengono messi all'interno del pane. E adesso andiamo a vedere questo pane con i santi, perché i santi sarebbero le uvetta e le noci, no? Panco i santi o anche il pane dei santi, dei santi, no? Certo. Che è il pane che tipicamente viene fatto nella zona di Siena ed è un pane che ormai è tradizionale, uno dei pani tradizionali e regionali italiani. L'abbiamo impastato, abbiamo fatto, diciamo, iniziato a unire gli ingredienti con farina tipo 0, 500 grammi, con una buona quantità di proteine, almeno 14 grammi, 15 grammi di lievito fresco di birra, abbiamo messo 200 grammi di acqua e poi il vin santo, sono 100 grammi di vin santo che naturalmente l'alcol poi va via, ma lascia questo grande sapore. Sale 10 grammi e olio extravergine di oliva 50 grammi e a questo punto, guarda, abbiamo l'impasto che ha preso questa bella consistenza data appunto dalla anche la quantità di olio extravergine di oliva, ma anche soprattutto dal vin santo. E a questo punto andiamo ad aggiungere i santi, che cosa sono? Soprattutto l'uvetta e le noci, no? Certo. Possiamo appunto mettergliele all'interno e andiamo a distribuirle bene. La quantità è molto alta di ingrediente solido come l'uvetta e le noci, tant'è che questo è un pane che è considerato un dolce quasi, no? Quasi, certo, un dolce tradizionale. La consistenza, soprattutto l'alveolatura, quindi l'interno, ricorda più quello di una torta piuttosto che quello di un pane, proprio perché gli ingredienti sono effettivamente tantissimi. Non so se l'ho ripetuto, ma una delle caratteristiche di questo pane è il pepe che abbiamo messo all'interno dell'impasto, quindi è importante, fa proprio parte della sua ricetta tradizionale. Andiamo a impastare bene gli ingredienti, prima sul tavolo e poi in ciotola, perché vanno amalgamati molto bene e così non ci scappano le noci e l'uvetta. E quando abbiamo amalgamato bene il tutto, quindi lo facciamo per una decina di minuti, facciamo lievitare l'impasto per 3 ore.
La lievitazione è quasi tutta fatta a questo punto. Questo è un momento abbastanza delicato. Questa è una ricetta fatta per casa, naturalmente casalinga. Certo. Quindi quando arriviamo a questo punto qua, noi abbiamo già l'impasto che è bello bello lievitato. Il tema è farlo scendere piano piano, in questo modo, sul tavolo. E a questo punto, senza toccarlo troppo, facciamo l'ultimo passaggio di lievitazione, che dura solo più una mezz'ora. Quindi non facciamo più una forma vera e propria. Solitamente nel pane si fa una forma e poi si fa lievitare. Prendiamo, semplicemente gli diamo questa forma, prendiamo il pane e lo mettiamo nel nostro cestino, bravissima. Importante mettere tanta farina. Vedi che io non l'ho sgonfiato. No. Lo lasciamo semplicemente riposare mezz'ora. Cambia poco di lievitazione, sì, semplicemente si rilassa, è solo un passaggio per dare, diciamo, la struttura e prepararci semplicemente poi a metterlo sulla teglia, ok? Perché se noi lo prendessimo dalla ciotola, lo mettiamo subito nella teglia, si sgonfia. Esatto, quindi noi facciamo questo passaggio di mezz'oretta e questo per casa su questi impasti molto ricchi, diciamo che è importante. Vado lo scaravoltiamo, direttamente, vedete che bello. Uovo sbattuto, andiamo bene sulla superficie a metterglielo. Quindi semplicemente che cosa gli darà? Gli darà questa lucentezza. Naturalmente adesso c'è un po' di farina, ma non è un problema, se no la possiamo anche leggermente togliere. E una volta che abbiamo messo l'uovo sbattuto, io vado con una croce e andiamo in forno. 180 gradi per almeno 35 minuti, una 35 mezz'oretta. Minuti questo pane coi santi. E guardalo qua. E voilà, no, attenzione che stiamo per cadere. Pane coi santi di Fulvio Marino, tagliamolo perché vediamo dentro le uvette e le noci. È un pane molto ricco, che non ha neanche bisogno del companatico. È molto ricco, ma è buonissimo. Grazie Fulvio, grazie molte.